Siamo qui con Federica del collettivo Femin Cosentino in Lotta, che ringraziamo di essere qui con noi. Ma nel maggio scorso avete fatto un video a Zuccatelli in cui, insomma, faceva delle affermazioni riguardante il Covid a dir poco scandalose. Questo video poi è venuto fuori alla ribalta, insomma, è diventato virale nel momento in cui poi è stato eletto come sostituto di Cotticelli. Quindi, insomma, ti chiediamo di darci un contributo, dirci cosa è successo da maggio ad oggi, e qual è un po' in generale la situazione della sanità in Calabria. Ciao Marta, ciao a tutte e tutti, grazie per l'invito, grazie a voi. Allora, io sono Federica, una compagna del collettivo Femin Cosentino in Lotta. Una delle nostre lotte si basa sulla lotta alla sanità pubblica e al diritto alla salute. Femin fa questo lavoro già da prima della pandemia, cerca di capire come funziona e come si evolve anche la situazione sanitaria in Calabria. Ci rendiamo conto che ci sono dei buchi enormi e delle mancanze enormi a livello sanitario nella nostra regione, ma ci ritroviamo a un certo punto bloccate da questa situazione di emergenza. E subito dopo la fine della quarantena, ci rendiamo conto che stava riaprendo tutto, i bar, i negozi di abbigliamento, ma che comunque i consultori e gli ambulatori continuavano a rimanere chiusi. Quindi decidiamo assieme alle altre compagne di sanzionare uno dei consultori che continuavano a rimanere chiusi. Decidiamo di pretendere un incontro con Zuccatelli, che allora era il presidente dell'ASPO ospedaliera di Cosenza, che ci incontra, a cui noi chiediamo ovviamente di poter fare un video. Preciso questa cosa perché lui ha dichiarato di non essere al corrente che noi avevamo ripreso, e oltretutto dichiara di aver fatto queste affermazioni ben prima della pandemia. Ti nego entrambe le sue affermazioni perché avevamo avvisato Zuccatelli del video, e Zuccatelli ha fatto queste affermazioni esattamente il 27 di maggio, quando noi ci ritroviamo all'ASP di Cosenza. Esce che i consultori avrebbero riaperto entro il 1° di giugno, e precisa che se così non fosse stato avremmo avuto l'ennesimo incontro con lui per il 4 di giugno. Aspettiamo questo fatidico 1° di giugno e come aveva detto, quindi i consultori continuano a rimanere chiusi, continuano a riaprire bar e tutto il resto, e noi arrabbiatissimi ovviamente pretendiamo un altro incontro. Cosa succede? Zuccatelli il 3 di giugno si dimette senza nessun motivo. Per noi il motivo è il fatto che non era assolutamente competente a svolgere il suo lavoro, parliamoci chiaro. E comunque lascia questo scritto, tra virgolette, a medici, OSS e infermieri, dove indica una riapertura senza nessuna linea guida, per esempio. Quindi noi, ancora più arrabbiate, continuiamo la nostra lotta, ma arriva il giorno in cui Zuccatelli viene oltretutto nominato commissario della Regione Calabria per il progetto di piano anticovid. E ad un certo punto ci rendiamo conto che dovevamo denunciare chi fosse effettivamente Zuccatelli e quali erano le sue responsabilità entro questo piano, e ci chiediamo effettivamente se lui fosse capace di farlo. Facciamo uscire questo video che a livello mediatico esce solo qualche giorno fa, ma ti ripeto, ripreso il 27 di maggio. La città si arrabbia. Ovviamente si arrabbia perché è stanca di una sanità ridotta all'osso. E volevo precisarti che in questi giorni stiamo scendendo in piazza. Quasi ogni giorno si scende in piazza e si rivendica la sanità pubblica. Abbiamo dei punti fermi e voglio mettere in evidenza quanto la presenza delle donne in questa piazza sia fondamentale. Quanto le donne, attraverso il lavoro collettivo del collettivo Femin, si sia riuscite e riusciti ad avere una voce così forte in città. Questo è grazie a ogni singolo cittadino che oggi come oggi è stanco di dover andare fuori per curare qualunque patologia. Una cosa che noto particolarmente nelle nostre piazze è quanto sia variegata la
il livello sociale della nostra piazza. Si parte da Femin, si arriva agli ultra, ai singoli cittadini stanchi di dover rischiare la loro vita ogni giorno negli ospedali. Si arriva poi anche a citofonare ai politici della città, cosa che fino ad oggi nessuno ha mai fatto. E la città arrabbiatissima va sotto casa dei politici, dei proprietari, dei privati di queste aziende e arrabbiatissima dice che devono andare via, pretende la dimissione di qualunque proprietario di azienda ospedaliera o di politicante, perché stiamo parlando di politicanti che fanno politica senza un senso. Quindi i nostri punti sono questi, scendiamo in piazza per chiedere le dimissioni della giunta regionale, di un piano straordinario per la sanità. E chiediamo gli stop ai commissariamenti. Siamo stanchi dei commissariamenti, siamo stanchi di essere trattati come cittadini e cittadine che non meritano assolutamente di essere trattati come se fossimo l'ultima ruota del carro. Siamo stanchi perché i nostri politici hanno le mani sporche del nostro sangue e deve finire questa cosa. Siamo stanchissime. Grazie, grazie Federica per il contributo, per la testimonianza che insomma un po' riassume qual è purtroppo in modo emblematico la situazione della sanità italiana oggi, in particolare in Calabria, sia come nella gestione della pandemia, sia nella prima e nella seconda ondata, che in generale ci dimostra quanto i problemi effettivamente sono strutturali e venissero da molto prima dell'epidemia del coronavirus. Ti ringraziamo ancora una volta e insomma pieno sostegno alle lotte che state portando avanti con determinazione. E ci sentiamo presto.